diciamo. Spieghiamo, questa è una funzione, praticamente quando lui trova quel pezzo di codice non fa altro che eseguire quello con lo stesso nome. Per cui quando arriva lì lui salta lì dentro e fa, allora vediamo se c'è se c'è qualcosa nella seriale. Io mando due bit, che sono due valori da 0 a 127, in cui uno contiene la sterzata e uno contiene l'accelerazione. Per cui io prendo i due bit che sono arrivati dalla seriale e gli dico, uno mettilo nella prima posizione, quello è un array, sostanzialmente è un contenitore che può contenere uno o più valori, in questo caso contiene due. Io devo mettere nella prima posizione il primo bit, nella seconda il secondo. A questo punto vengono eseguite sterza A e accelera A. Sterza A semplicemente dice al servomotore di sterzare la ruota al numero contenuto nella posizione che abbiamo appena recuperato dal seriale, e per l'accelerazione diciamo do tutti i valori necessari all'edge bridge. Ora si va forse un po' più sul difficile. Questa è la parte di comunicazione wireless, quindi tra il tablet e il cellulare. Questo è scritto in Java, è un linguaggio più di alto livello. Il linguaggio dell'Arduino è C, è un linguaggio di basso livello, quindi è meno vicino all'uomo. Più il linguaggio è di alto livello, più è vicino al linguaggio umano. Questo linguaggio è molto potente e può essere utilizzato in cellulari, computer, addirittura quando fu creato per le lavatrici, quindi è una cosa estremamente configurabile. Quando viene avviato, allora vi faccio vedere la parte della comunicazione seriale, che forse è quella che vi interessa di più da un punto di vista proprio elettrotecnico. Qui sostanzialmente io, la prima cosa che faccio è cercare un Arduino connesso alla porta seriale. Quindi prendo una lista delle porte seriali, perché ogni computer può avere una o più porte seriali. Così anche il telefono, in realtà il telefono ne ha una sola perché ha una sola USB. E prendo tutti i nomi delle porte e poi li ciclo, quindi per ogni nome della porta provo a connettermi, quindi gli dico la velocità di connessione, gli dico il numero di bit, queste sono tutte configurazioni della seriale. Se dovete comunicare con un Arduino potete prendere il pezzo di codice e copiarlo e incollarlo direttamente. Se la connessione va a buon fine, stampo a console l'Arduino trovato, eccetera, e a quel punto qui diciamo la questione è finita. Quello che succede successivamente è che ogni volta che vado a vedere in che posizione il joystick o il tablet, nel caso in cui stia usando un tablet, viene chiamato questo send to Arduino. Cosa fa? Se vedete c'è un'analogia con quello che abbiamo visto prima, perché questo fa esattamente il contrario, ovvero prende da questo oggetto i valori, infatti fa POS è l'oggetto, getX e getY, e li mette all'interno di questi due valori, che poi sono quelli che stanno letti dall'altra parte dall'Arduino. Il motivo per cui fa tutti questi calcoli strani è che io voglio che lo 0 sia tutto marcia indietro, 64, 63 che è la metà sia fermo e 127 sia tutto marcia avanti. Quindi cosa faccio? Siccome quello che dicevo qui è un valore da meno 1 a più 1, perché il sistema utilizza il tablet per, diciamo, per rilevare gli inclinometri, dove
meno 1 è così, più 1 è così, e stessa cosa per l'asse x, e quindi 0 sarà così, appoggiato sul tavolo. Infatti se io accendo qui e non lo muovo, il robot non si muove perché è 0, 0. Li moltiplica per 63, quindi quello che otteniamo è che così è 63, 63, e lui lo legge come fermo. Così sarà 0, 63 nel caso, così sarà 0,63 perché la x mentre non ha accelerazione in avanti, e così sarà qualcosa di molto simile a 63,63. Quindi in base ai valori che manda, lui semplicemente segue. Ora non vorrei andare troppo nel dettaglio per quanto riguarda le comunicazioni di rete. Basta sapere che in realtà di questo si occupa di praticamente tutto Java, con praticamente tre righe. Io ho impostato la connessione tra il telefono e il tablet, che può essere una connessione locale, cioè nella wifi della vostra scuola, ma può essere anche una connessione intercontinentale, perché quelle tre rete e quelle tre righe hanno diciamo, creato una rete tra il mio telefono con l'Arduino e il cellulare della mia ragazza che era in Cina, connessa a una rete cinese. Il resto sono cose che, se volete, vi potete vedere tranquillamente nel codice, è roba un po', diciamo, bisogna conoscere un po' Java. Comunque tutto questo è open source ed è commentato, per cui se volete vedere com'è fatto vi invito ad andare nel repository di GitHub e scaricarlo. La cosa interessante di dei progetti ospitali su GitHub è che voi tutti potete partecipare, quindi se magari andate, scaricate il codice del mio robot e dite ok, ho un'idea buona per migliorarlo, potete modificare il codice e chiedere di caricarlo. Se il codice viene accettato, semplicemente va a fare parte del robot. Con un sistema del genere possiamo tutti costruire del software insieme, che è una cosa molto bella. A questo punto vi lascio con il video del robot pilotato dalla Cina, e se avete domande rispondo volentieri. Ok, in questo momento non c'è l'audio, ma stavo parlando con lei perché lei era in videochiamata con un sistema l'equivalente di Skype cinese, perché loro hanno tutta una serie di censure, per cui praticamente lei stava pilotando col telefono, intanto vedeva con il video quello che succedeva, non trasmetteva il suo video semplicemente perché in una connessione del genere ci sono già molti ritardi, quindi l'ideale sarebbe usare meno banda possibile. Una cosa, scusa, siccome siamo in un periodo di gite scolastiche, quindi classe e facoltà, già si sono uniti di ragazzi